Penso che sia la prima volta in tutta la storia del canale che tra T2 e tier più alte, mettiamola così, i mazzi non sono 5 ma 4. Bel meta! Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergenzy che internet e benvenuti in questo nuovo video dei mazzi top tier migliori. Ovviamente ultimamente è un po' ridondante questo tipo di video perché comunque la situazione non è proprio delle migliori, mettiamola così. Però, comunque, diciamo che la reggiamo sta cosa, dai, tutto sommato, la reggiamo. E cominciamo subito con il quinto posto, tanto sta cosa durerà ancora per un altro mesetto, ragazzi. Tempo gennaio, poi arriva febbraio, febbraio esce Castira e i mazzi dovrebbero aumentare in top. Fatto sta che comunque al quinto posto ho deciso di mettere Draco Slayer. Non per altro, ma perché l'ho messo nella tier 2 nel scorso video della tier list. E effettivamente Draco Slayer è un mazzo che può reggere, anzi è un mazzo che non può reggere, è un mazzo che regge, punto. È un ottimo mazzo che può giocare tranquillamente, quindi non vedo problemi nell'inserirlo a questo quinto posto, insomma. Ovviamente può andare a lottare con un altro mazzo che però vedrete nella classifica dei rogue. Fatto sta che comunque il mazzo ci sta. Ha fatto delle top interessanti, quindi secondo me si può mantenere lì. Quarto posto per Sprite. Sprite sta giocando una versione un po' più pura con i Bestial e ogni tanto, anzi abbastanza spesso in realtà, Decide si incomincia di nuovo a vedere Shifter, motivazione per la quale Sprite terrà sicuramente botta in questo formato. Perché ha una quantità di Flex Spot impressionante, gioca tantissimi Bestial, può giocarne anche 9 di Bestial volendo. E ha la possibilità di calare Shifter e vincere così con Shifter, che è una cosa molto gradita per i giocatori di Sprite. Quindi, boh, ragazzi, è un mazzo molto stabile, è un mazzo molto molto buono, quindi ci può stare, anzi ci sta, non è che ci può stare, ci dovete stare. Terzo posto, Flanderese. Allora, sostanzialmente riassumiamo il formato. Il formato è o giochi tier oppure c'è un'alternativa, tirare shifter. Appunto, la posizione 4 lo ha dimostrato e di conseguenza anche la posizione 3 lo va a dimostrare, ovvero Flanderese, mazzo veramente veramente forte, ha avuto anche la Fissure a 3, che è un'ottima carta da giocare in Flanderese, molto più forte di Macrocosmo, almeno in questo formato. In generale, comunque, sì, Macrocosmo è più utile, però è una trappola. Fissure invece tu la cali e in tier non può giocare nel tuo turno 1, quindi va bene così, se stai andando primo. Diciamo, il turno 0 di... anche se è sbagliato, secondo me, definire un turno 0, il turno 0 di tier non esiste più, praticamente, quindi ottimo così. Mazzo molto forte, molto bello anche secondo me, però è uno dei mazzi più odiati del gioco al momento, quindi camma fa. Vabbè, fatto sta che comunque counter naturale a tier per diverse motivazioni, quindi ci sta. Al secondo posto troviamo Tier Shizu. Mazzo è qualcosa di imbarazzante, è veramente uno dei mazzi più forti che io abbia mai visto nella storia del gioco. Si sprecano le parole per questo mazzo. C'è chi lo definisce il T0 meno forte della storia perché c'erano dei mazzi che alla loro epoca facevano cose più forti quando erano tier 0. Non sono minimamente convinto. Secondo me è tranquillamente definibile come uno dei T0 più forti di sempre. Penso che il T0 più scandaloso della storia del gioco sia stato, a parte Chaos, Spiral. Dovendo considerare Chaos primo, Spiral secondo, questo si piazzerebbe assolutamente al terzo posto, quindi tra tutti i tier 0 di sempre. Al massimo ditemi se volete nei commenti una lista dei tier 0 che ci sono stati nel gioco, potrei pensare di realizzarvela. Detto questo, comunque, mazzo veramente inarrestabile. L'alternativa a questo tier 0 imbarazzante è il primo posto. Il primo posto, ovvero è... Se non volete giocare Flander, Sprite e Draco Slayer e non volete nemmeno giocare il tier 0 di formato, ovvero il Shizu tier, fate una bella cosa. Al vostro avversario date il pesce. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Ditemi qua sotto che cosa ne pensate di tutti i mazzi che vi ho illustrato oggi. E niente, sì, siamo passati da top tier a letteralmente dalla A alla Z, perché boh, vi ho illustrato i mazzi, gli stessi che vi illustro da 2 mesi.
ma va bene. Detto questo, signori, noi ci vediamo qua al solito venerdì con un nuovo video. Oh, oh, oh. Ciao ragazzi.